Buongiorno, Juve e Forza Napoli. Questo è un plauso, giustamente si vede, no? È un plauso di mia figlia. E mia figlia stamattina è venuta vicino a me e ha detto: papà, visto che io sto studiando musica, ma me la sai suonare? Canzone del Titanic. E giustamente ho detto: dammi il flauto. E mo deve suonare. Ma io giustamente vi voglio pure dire che io non so nemmeno, ma nemmeno una nota, perché io alle scuole medie, il professore di, ai tempi delle scuole medie, il professore di musica si meravigliava che io suonavo il flauto meglio degli altri, ma non sapevo manco una nota. Dicevo: ma tu, povero, come fai a suonare questo flauto quando bello, quando poi non sai nemmeno una nota? E io l'unica risposta che gli potevo dare era: Russo, come facevi? Io per piacere, io la musica la amo e quindi mi divertivo e vi voglio fare ascoltare. Mica, come fa a sentire? Un giorno all'improvviso. No, canzone il Titanic qui, facciamo il Titanic qui. Mi faccio sentire due o tre pezzi ad orecchio. Se viene male qualche nota, perché ve l'ho detto, non conosco le note, però sono ad orecchio. Ci provo. Queste le mie canzoni ad orecchio che sono col favo. Poi mica, che vogliamo ascoltare? Un giorno all'improvviso. Vabbè, ci provo a suonarlo un giorno all'improvviso. Ma vediamo un po'. Un soldato innamorato. Questo qua, un soldato innamorato, e ora ci proviamo pure con questo. Vabbè, almeno sai il primo buco, ecco il primo buco del flauto. Soltanto che questo buco è troppo che ci la fiscia. No, il primo buco del flauto. Però il primo buco il primo buco del flauto. Sì. Come si chiama?
Non lo so, non lo so, non mi interessa, è solo perché mi piace questo. Ragazzi, comunque, un bacione, niente, vi ho fatto ascoltare un po' di flauto ad orecchio, no a note, perché giustamente chi mi sta ascoltando, qualche maestro di musica, mi può ascoltare e dice, ma chi se no qualcuno l'ha sbagliato? Sì, perché io sono ad orecchio, non sono col pentagramma davanti, quindi, niente, oggi un bacione. È sempre forza Napoli, perché lì che è tutto riesce, è sempre tutto riesce e si chiede, tutto riesce, è sempre munnezza e si chiede, sempre, che sia la frase. Ciao, voglio un bacione e forza Napoli. Ciao.